Buonasera a tutti e un benvenuto molto speciale, naturalmente lo diciamo a Padre Francesco Patton, siamo molto contenti di averlo fra di noi, il custode di Terra Santa. Faccio una piccola presentazione per chi non sapesse che cosa vuol dire essere custode di Terra Santa. Non so se dico tutto bene, poi casomai mi corregge. Padre Francesco Patton è stato eletto custode di Terra Santa nel 2016 per 6 anni e poi riconfermato nel 2022 per altri 3 anni. Una bella striscia. È nato a Trento il 23 dicembre, si può dire la data? Sì. Non è una signora. Il 23 dicembre 1963. Appartiene alla provincia di Sant'Antonio dei Frati Minori d'Italia. Chi è il custode di Terra Santa? Il titolo esatto sarebbe guardiano del monte, del Santo Monte Sion e del Santissimo Sepolcro di Nostro Signore Gesù Cristo. È il ministro provinciale, cioè il superiore, dei frati minori che vivono in tutto il Medio Oriente, circa 300. Ha giurisdizione sui territori di Israele, Palestina, Giordania, Libano, Egitto, in parte Cipro e Rodi, oltre ad avere numerose case, dette commissariati, in varie parti del mondo, come a Washington, Napoli e Buenos Aires. Cosa deve fare il custode di Terra Santa? Coordinare e indirizzare l'accoglienza dei pellegrini che arrivano in Terra Santa, in pellegrinaggio, ai sacrari della nostra Redenzione. Tutti i santuari cattolici sono sotto la sua giurisdizione. Egli si assicura che sia offerto il necessario supporto per officiare le funzioni liturgiche nei luoghi sacri. Un'altra missione che il custode intraprende è di coordinare le notizie sulla Terra Santa e infondere nei cristiani del mondo il desiderio della cura amorevole per questi luoghi. Un altro importante compito del custode è di prendersi cura e sostenere, in accordo con la Chiesa locale, la presenza cristiana in Terra Santa, con varie iniziative come scuole, parrocchie e altri progetti. Poi naturalmente anche quello di fare il superiore dei frati, dell'ultima cosa. In Terra Santa la figura del custode è considerata come quella di una delle principali autorità religiose cristiane, insieme al patriarca greco-ortodosso e a quello armeno è responsabile dello status quo, un insieme di consuetudini che regolano la vita di alcune basiliche, tra gli altri il Santo Sepolcro e la Natività di Betlemme. Fa parte dell'Assemblea degli Ordinari Cattolici della Terra Santa. Quindi direi che, non so, adesso vado via e mi prostro, ma io ho il compito solo di fare delle domande. E la prima domanda è questa: quali sono oggi in Terra Santa, dal suo osservatorio privilegiato, il senso e le sfide per la comunità cristiana? Sapete tutti che tutti i cristiani, cioè latini, che saremo noi, greci, ortodossi, armeni, siriaci, eccetera, 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 sono il 2% della popolazione, quindi un piccolo resto, come ci ha detto prima nell'omelia. Ecco, il senso e anche le sfide a questa piccola comunità in Terra Santa. Grazie. Si sente? Sì. Allora, prima ha detto che l'ultima cosa che faccio è occuparmi dei frati. A dire il vero, quella è la mia prima incombenza. Io dico sempre che il mio compito è quello di aiutare i frati a vivere da frati, perché se riesco ad aiutare i frati a vivere da frati, allora anche tutto il resto funziona. La vita nei santuari può funzionare, la vita anche pastorale nelle parrocchie può andare bene, le scuole possono avere il giusto indirizzo e i pellegrini possono essere accolti come meritano. Ecco, quindi per me veramente la cosa più importante è il vivere da frate minore in Terra Santa e cercare di aiutare i miei fratelli a vivere da frati e quindi poi a svolgere anche la propria missione. E questo per noi ha un senso speciale, proprio perché San Francesco amava la Terra Santa, perché amava Nostro Signore Gesù Cristo, il mistero dell'Incarnazione. E di conseguenza tutta la presenza cristiana in Terra Santa è importante. E non è importante se siamo tanti o se siamo pochi, ma è importante che ci siamo. Appunto come quel piccolo resto di cui parlava la prima lettura nel brano di Sofonia di questa domenica,
non è importante essere tanti o essere pochi, sarebbe sicuramente bello anche essere tanti, ma è importante che in Terra Santa continui ad esserci una comunità cristiana, così come è importante che continui ad esserci in tutto il Medio Oriente. Perché? Perché la comunità cristiana della Terra Santa è quella che ha il legame, potremmo dire ininterrotto, con la prima comunità cristiana, che è quella nata nella Pasqua a Gerusalemme. E quindi il significato di una comunità cristiana in Terra Santa è strettamente collegato al mistero dell'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo, che ha scelto di diventare uomo in quella terra, ed è strettamente legato al mistero della redenzione, alla Pasqua, passione, morte e risurrezione di Gesù, che è quella che ha dato l'avvio a un mondo nuovo e ha dato l'avvio anche alla Chiesa. Il fatto di essere pochi chiaramente a volte ci fa sentire piccoli, ma qualche volta anche il sentirsi piccoli, come dicevo nella messa, è utile, perché quando ci sentiamo piccoli allora evitiamo la tentazione di volerci sostituire al Padre Eterno e invece impariamo a vivere fidandoci, e questo per me è molto importante. È molto importante aiutare i cristiani locali a capire che essere nati in Terra Santa non è una disgrazia, perché qualche volta, soprattutto a causa delle difficoltà che ci sono a vivere da cristiani un po' in tutto il Medio Oriente, alcuni pensano che essere nati lì sia qualcosa di svantaggiato rispetto a quelli che sono nati qui in Italia o in altri paesi. Ed è invece importante ricordare loro che essere nati lì ed essere cristiani di Terra Santa è una vocazione, è una missione, è un qualcosa che appartiene al disegno misterioso di Dio anche sull'umanità. Poi, ecco, il fatto che siamo pochi in Terra Santa ci fa apprezzare di più il fatto di appartenere a una comunità che, come diciamo nel Credo, è una santa cattolica e apostolica. Quindi la cattolicità, cioè l'universalità della Chiesa, per noi è molto importante, e un segno della universalità della Chiesa per noi sono i pellegrini, perché quando i cristiani locali vedono venire i pellegrini un po' da tutto il mondo, sentono che anche se lì sono pochi, però fanno parte di una famiglia che praticamente è diffusa un po' in tutto il mondo. E quindi da questo punto di vista è molto importante sempre il rapporto tra, diciamola così, Gerusalemme e il resto del mondo. Quindi è importante che Gerusalemme non si senta sola, ed è importante che i cristiani che vivono sparsi nel mondo intero sappiano che da qualche parte hanno una madre, perché se la Chiesa è nata lì, si parla della Chiesa Madre di Gerusalemme, ogni tanto bisogna anche ricordarsi della madre e magari, ecco, non limitarsi a portare i fiori sulla tomba. Prima, un po' scherzando, un po' sul serio, dicevo che da quando sono andato in Terra Santa mi tocca parlare bene dei frati, perché sapete che tra i preti e i frati, tipo carabinieri e polizia, no? Cioè quelle cose così. E in Terra Santa i francescani sono presenti da più di 800 anni, no? Abbiamo, qualche anno fa è stato festeggiato l'ottavo centenario. Da quando è andato San Francesco, il Papa ha dato l'incarico ai frati minori di custodire i luoghi santi. È bello stare in Terra Santa, noi diciamo che è bello che è stato in Terra Santa, ma non è sicuramente facile. Ci sono stati anche migliaia di martiri in questi secoli, migliaia di frati che hanno testimoniato con il sangue la fede in Cristo e la loro presenza lì, i frati della corda, no? Mi pare li chiamano in Terra Santa. Ecco, allora, per approfondire, cosa vuol dire essere frati minori in Terra Santa? Prima hai ricordato la venuta di San Francesco in Terra Santa.
San Francesco arriva in Terra Santa nel 1219, due anni prima aveva mandato i primi frati guidati da frate Elia da Cortona, e in quel periodo c'è la Quinta Crociata, quindi quello che in termini moderni si direbbe lo scontro di civiltà. San Francesco arriva in Terra Santa pensando che invece dello scontro si può anche vivere l'incontro, e quindi quando lui arriva nel 1219, nel settembre del 1219 approfitta di una tregua che c'è tra l'esercito cristiano e l'esercito musulmano, che è accampato non in Terra Santa ma nel delta del Nilo ad Amietta, e chiede di poter andare a incontrare il sultano al-Malik al-Kamil, che è il nipote di Saladino il Grande. E San Francesco riesce ad attraversare le linee dei due eserciti, e contrariamente alle previsioni di tutti, nessuno gli stacca la testa dal collo, ha la possibilità di incontrare il sultano, ha la possibilità di parlare con lui. Sicuramente ha parlato di Gesù Cristo e del Vangelo, perché non aveva molti altri interessi nella sua vita, e sicuramente anche il sultano, che era un uomo di grande apertura mentale e non era neanche ostile ai cristiani, ha parlato con lui di quello che lui intendeva per essere un credente. Sta di fatto che alla fine di quell'incontro Francesco ottiene dal sultano un salvacondotto per poter visitare i luoghi santi, e quindi nel rientrare in Italia può passare da Gerusalemme, che era off limits per i nostri, che erano solamente lungo la costa, e può visitare il Santo Sepolcro e può visitare anche la Grotta della Natività a Betlemme. Rientrato in Italia sente che nel mese di gennaio dello stesso anno in cui lui stava rientrando, il 1220, alcuni frati, cinque, che erano andati in Marocco, erano stati uccisi e venivano considerati martiri. Sente anche come era successo quel fatto. Questi cinque frati, animati sicuramente da amore per Gesù Cristo, ma anche animati da uno zelo un po' provocatorio, erano andati a provocare i musulmani nella moschea, e dopo molteplici provocazioni alla fine l'emiro del Marocco aveva deciso di spaccargli la testa personalmente con la scimitarra. Allora Francesco, che da un lato ha fatto un'esperienza di un certo tipo nell'incontro con il sultano, dall'altro ha visto che i suoi frati avevano zelo ma forse non seguivano esattamente quello che suggeriva il Vangelo, decide di dare una regola, e in quella regola mette un capitolo che è interamente dedicato a chi va in missione in ambiente musulmano o comunque dove la gente è di altra religione, di religione non cristiana. E in questo capitolo, che è il sedicesimo della regola non bollata, dà quelle indicazioni che hanno permesso a noi lungo i secoli di vivere in Terra Santa, di dare anche la vita in Terra Santa, e sono quelle che continuano ad animarci anche oggi. San Francesco prende spunto dal Vangelo e ricorda Gesù che manda gli apostoli, che devono andare semplici come le colombe ma anche prudenti come i serpenti, come agnelli in mezzo ai lupi, e poi dice che i frati possono comportarsi in due modi quando vanno in mezzo ai musulmani, e dice il primo modo è che non facciano liti o dispute, siano sudditi e soggetti a ogni umana creatura per amore di Dio e confessino di essere cristiani. Quindi dice il primo modo di evangelizzare non è parlare, il primo modo di evangelizzare è vivere in un certo modo, evitare di entrare in polemica con gli altri, evitare di provocarli, evitare di voler a tutti i costi imporre agli altri qualcosa, invece mettersi sudditi e soggetti, sotto, a servizio di tutti, dice, per amore di Dio, cioè senza doppi fini, con quella stessa
gratuità con cui il Figlio di Dio è venuto in mezzo a noi, però con una identità chiara, confessino di essere cristiani. Poi aggiunge, quando vedranno che piacerà al Signore, che vuol dire quando si presenta l'occasione, allora possono annunciare il Vangelo, possono amministrare i sacramenti, e conclude ricordando che l'orizzonte della missione è il martirio, e ricordino che hanno già consegnato la loro vita nelle mani del Signore, dice San Francesco, che è come dire, se dovesse succedere che qualcuno la vita ve la prende, in realtà voi l'avete già data, quindi non state a preoccuparvi, non state a lamentarvi. Questo tipo di indicazione, secondo me, è stata fondamentale. Perché? Perché se noi ci fossimo inseriti in modo polemico, saremmo semplicemente stati buttati a mare. Non avremmo potuto inserirci in una società, in un contesto che era a maggioranza appunto musulmano o comunque a maggioranza non cristiano. E invece questo modo di inserirsi pacifico e anche questo modo di mettersi un po' a servizio di tutti, che lungo i secoli si è espresso anche in opere sociali che vanno dalle scuole alla cura della salute degli ammalati, all'attenzione alle fasce povere e altre cose, ecco, questo stile ci ha permesso di inserirci e la gente ci ha sostanzialmente accettato bene lungo i secoli, anche se è vero che nei momenti di tensione poi qualcuno moriva, e in 8 secoli i frati considerati martiri nella custodia di Terra Santa sono circa 2000, quindi in 800 anni circa 2000 sono morti o violentemente perché scattava una persecuzione anticristiana, o anche molti, soprattutto nella cura degli ammalati di peste e negli ammalati di colera, perché facevano praticamente i medici e gli infermieri, non c'era la struttura della sanità pubblica, e di conseguenza quelli che venivano mandati a occuparsi degli ammalati sapevano che probabilmente sarebbero morti e sapevano che qualcuno sarebbe subentrato a loro. E poi i frati hanno anche di fatto annunciato, battezzato e fatto attività pastorali, e questo ha permesso progressivamente nel tempo, soprattutto direi a partire dal 1600, ha permesso anche alle parrocchie latine di rinascere e di crescere in Terra Santa. Le parrocchie latine sono le parrocchie cattolico-romane, perché noi cattolici romani in Medio Oriente veniamo chiamati latini, e quindi le parrocchie latine grazie a questo impegno sono rinate, e poi alla metà del 1800 la Santa Sede, dato che questo lavoro era stato fruttuoso, ha deciso anche di rimettere in piedi il Patriarcato di Gerusalemme dei Latini, e quindi di rimettere un patriarca, un vescovo latino, cattolico romano, a Gerusalemme, perché fino praticamente dal 1191 fino al 1847 il titolo di patriarca dei latini era il titolo che veniva dato a un qualche vescovo che stava a Roma ma che non aveva neanche mai visto Gerusalemme. E questo, ecco, direi è quello che ci ha aiutato. Poi il fatto, come dicevo, dell'amore di San Francesco per il mistero dell'incarnazione ha portato anche i frati a avere questa passione per i luoghi santi, perché hanno cominciato a vedere nei luoghi santi la memoria concreta, solida del mistero dell'incarnazione. E quindi praticamente a partire dal 1333 i frati hanno cominciato a vivere anche al sepolcro, al cenacolo, e anche lì poi ci sono delle tappe progressive di ampliamento del servizio nei santuari. I primi 4 santuari sono del 1300 come presenza nostra, esistevano da prima, e sono appunto il sepolcro, il cenacolo, la Basilica della Natività a Betlemme e la Tomba della Vergine. Poi c'è un secondo momento di crescita che è nel 1600, e nel 1620-22, in quegli anni lì, ci viene donato
da un emiro druso il monte Tabor e anche la grotta della Annunciazione a Nazareth, e da lì in avanti c'è una crescita, e poi c'è un terzo momento di crescita che è a cavallo tra il 1800 e il 1900, dove vengono anche scoperti nuovi santuari, ad esempio Cafarnao, oppure all'inizio del Novecento anche Montenebo e altri, che questa ultima ondata di scoperta dei santuari è stata anche l'ondata che ha portato poi i frati a sviluppare l'archeologia biblica e anche gli studi delle scienze bibliche. E i santuari, per indicazione del Papa, per noi sono ambienti di vita. Quando Papa Clemente VI nel 1342 ufficialmente ci ha affidato la cura dei luoghi santi, ci ha raccomandato tre cose: la prima di dimorare nei luoghi santi, quindi di vivere nei luoghi santi, anche quando sono isolati, sperduti, anche quando non c'è nessun pellegrino e nessuno che si fa vedere, ci sono magari due, tre frati che vivono in quel luogo santo. Poi il Papa ci ha raccomandato di celebrare messe cantate e divini uffici, cioè di pregare, perché i luoghi santi sono luoghi nei quali si è manifestato il Signore, ha rivelato qualcosa della sua parola, ha compiuto qualche gesto di redenzione, di salvezza per noi. Allora nei luoghi santi bisogna celebrare, ringraziare Dio e chiedere che quella grazia continui anche oggi. E poi il Papa ci ha chiesto una terza cosa molto importante, ci ha chiesto di essere una comunità internazionale, quindi non frati appartenenti a una sola provincia o a una sola etnia, ma frati provenienti un po' da tutte le province dell'ordine e da tutto il mondo. Allora nel 1300 questo voleva dire frati che venivano un po' dai vari paesi dell'Europa. Adesso, come dicevi, i frati sono circa 300 e sono di più di 60 nazionalità diverse, sparsi in 11 paesi. E anche questo è molto importante, perché questo ha permesso lungo i secoli alla custodia di rimanere nei luoghi santi e direi anche di manifestare sempre un volto universale, che è molto importante lì dove lungo i secoli anche le spinte un po' nazionaliste erano sempre forti. E direi che ultimamente il fatto di essere una realtà internazionale ci permette anche di stare abbastanza bene dal punto di vista vocazionale, perché ovviamente se vengono meno le vocazioni in Europa, che comunque continuano ancora ad esserci, però ci sono vocazioni che vengono dall'Asia, dall'America Latina, dall'Africa, e questo permette a noi di continuare a offrire questo tipo di presenza e questo tipo di servizio alla Chiesa. E soprattutto, come ci ha ricordato il Cardinal Sandri quando è venuto per l'ottavo centenario, ci permette di ricordare che il volto della Chiesa dovrebbe essere sempre un volto da Pentecoste, quindi un volto in cui non ci si identifica troppo con una lingua, con una nazione, con un solo popolo, ma si respira in maniera cattolica con l'orizzonte del mondo. Posso fare una domanda indiscreta che non avevamo concordato? No, perché è vero che adesso il patriarca latino di Gerusalemme è un ex frate, diciamo così, che era stato custode, quindi della serie. È ancora frate, giusto? Come vanno le relazioni con la Chiesa locale? Cioè, voi siete una realtà molto grossa, internazionale, la Chiesa locale è tutta praticamente araba quasi, no? 90%, sapete che, ecco, chi non lo sa, gli arabi non sono tutti musulmani, andando in Terra Santa si scopre che gli arabi sono cristiani anche, le comunità cristiane in Terra Santa sono quasi completamente formate da arabi, oltre che dalla gente immigrata da tutto il mondo, ma soprattutto da arabi nati lì. Certo, che sono i discendenti dei primi cristiani. Esatto.
Come vi collocate, cioè come sono le relazioni con la Chiesa locale latina in questo caso? Con la Chiesa locale latina direi che in questo momento le relazioni sono molto buone, c'è una collaborazione che ci ha permesso anche di, in questi 6 anni, di realizzare cose che prima non erano state fatte, e ovviamente il compito del Patriarca è quello di anche guidare la Chiesa locale, e quindi le linee pastorali sono le linee date dal Patriarca, e abbiamo anche incontri, oserei dire, regolari, e nei quali anche condividiamo anche questioni che dobbiamo un po' poi portare avanti insieme. Sappiamo che se tutti e due remiamo nella stessa direzione è molto più facile realizzare il bene anche della comunità cristiana locale. C'è un grande rispetto reciproco, c'è anche stima reciproca, ci conosciamo da 40 anni perché io l'ho conosciuto quando ero novizio alla Verna nel 1982-83 e lui era studente nel Collegio Serafico di Rimini, e quindi direi che le relazioni in questo momento sono a livello personale molto buono, a livello di collaborazione poi col clero anche, perché c'è abbastanza chiara la distinzione, chi deve fare cosa. E in alcune zone siamo più presenti noi, nei santuari storici che sono anche sede di parrocchie è ovvio che siamo presenti noi, come Nazareth, Betlemme, Gerusalemme. E poi ci sono dei territori dove il clero del patriarcato di fatto non è mai stato attivo, come Cipro, e quindi a Cipro praticamente il 90% della pastorale parrocchiale è svolta dai frati della custodia, ma seguendo le linee e le indicazioni del patriarca, che visita abbastanza frequentemente l'isola, che ha la caratteristica che il 90% dei nostri parrocchiani non sono fedeli locali, ma sono lavoratori migranti o studenti che sono nella parte turca con borse di studio, e quindi è una realtà anche di chiesa molto, direi, sperimentale, ecco, per certi aspetti. E poi noi abbiamo anche presenza e attività pastorale in altri territori di altre diocesi, perché in Libano c'è la giurisdizione di un vicario apostolico per i latini, e anche lì abbiamo 2 parrocchie. In Siria c'è un altro vicario apostolico per i latini, che è il vicario di Aleppo, e in Siria le parrocchie latine sono tutte affidate alla custodia, perché di fatto sono nate e cresciute attorno alle presenze della custodia, e così è anche a Rodi. L'unica parrocchia latina esistente è affidata ai 2 frati della custodia presenti a Rodi. Quindi il territorio, ecco, è un po' variegato, ma lì dove siamo insieme col patriarcato le relazioni sono più che buone. Sono, direi, buone anche con le altre chiese cattoliche, perché in Terra Santa non ci sono solo i latini cattolici, ci sono anche i greco-cattolici, che vengono chiamati melchiti, ci sono anche i siro-cattolici, ci sono gli armeno-cattolici, quindi ci sono varie realtà anche che appartengono al mondo cattolico, hanno i loro vescovi, hanno il loro clero, e c'è questo organo di coordinamento che è l'Assemblea degli Ordinari Cattolici, che è molto utile perché i cattolici e anche gli altri cristiani sono molto mescolati in Terra Santa. E dopo ci sono le relazioni con le altre chiese, con i greco ortodossi, con gli armeno apostolici, con i siro ortodossi, con i copti, eccetera eccetera, con i luterani, con gli anglicani. Anche lì le relazioni in questa fase sono molto buone. Per noi sono fondamentali le relazioni naturalmente con i greci e con gli armeni, perché siamo insieme al Santo Sepolcro e a Betlemme nella Basilica della Natività. Le relazioni con loro sono talmente buone che in questi 6 anni da quando sto lì
abbiamo potuto già fare il restauro dell'edicola del Santo Sepolcro. L'ultimo restauro serio era stato fatto nell'Ottocento e abbiamo potuto iniziare il restauro del pavimento dell'intera basilica, e vedo che riusciamo a fare le cose bene insieme. E al di là dei lavori vedo che quando ci sono problemi c'è una vicinanza reciproca, c'è anche una espressione pubblica di solidarietà e c'è la capacità anche di prendere posizione insieme, quindi non andare ognuno in ordine sparso. E dopo una cosa secondo me anche molto bella è l'iniziativa di questi ultimi anni di mandare annualmente un messaggio per Natale, un messaggio per Pasqua insieme. È il messaggio dei cosiddetti capi delle chiese di Gerusalemme ed è un segno anche, credo, significativo di unità, perché viene concordato, si fa una bozza di messaggio e poi uno aggiunge una parola, l'altro ne toglie un'altra, ma alla fine diventa una espressione condivisa che credo sia forse anche unica nel mondo. D'altra parte, come diceva Monsignor Sambi, l'ecumenismo o lo facciamo qui dove ci siamo tutti o non si fa da nessuna parte. A Gerusalemme ci sono tutti. Passando a un'altra cosa, diciamo a uno sguardo fuori dalla Chiesa, proprio di questi giorni tutti avete sentito l'ennesimo scontro, l'ennesimo attentato, le ennesime vittime, e poi non ci arrivano tutte, dicevamo prima, non ci arrivano qui tutte le notizie di tutta la gente che viene uccisa o che muore negli scontri, non ci arrivano tutte le notizie. Veramente questa situazione mette proprio l'angoscia, no? Perché non se ne vede la fine. La speranza di pace si fa sempre più lontana, si affievolisce. I pellegrini vengono magari scoraggiati perché dicono: oddio, andiamo laggiù, ti sparano, cosa succede? Ecco, c'è qualche luce in questo buio dal punto di vista proprio della costruzione della pace? C'è qualche problema per i pellegrini? Le due cose sono forse un po' collegate. Allora, parto dall'ultima, se c'è qualche problema per i pellegrini. Personalmente credo che per i pellegrini non ci sia nessun problema, se non quello di capire cosa vuol dire essere un pellegrino, perché il pellegrino per definizione è uno che si mette in cammino perché si fida di Dio, e quindi se andavano in pellegrinaggio in Terra Santa ai tempi di San Francesco, quando dovevano far testamento prima di partire, e ci andava gente come la mamma di Santa Chiara, che è arrivata in Terra Santa probabilmente nel 1211, quindi prima ancora di San Francesco, e tanta altra gente, e lungo i secoli sempre c'è stata gente che ha fatto questo percorso, vuol dire che fidandosi di Dio si fa il pellegrinaggio. Se non ci fidiamo di Dio non facciamo il pellegrinaggio, perché il pellegrinaggio è fondamentalmente un atto di fede ed è un'espressione di fede ed è un qualcosa che poi permette alla fede anche di crescere e di maturare. Secondo aspetto, voi questa sera siete venuti qui, qualcuno a piedi e qualcuno in macchina, suppongo. Allora, quanti incidenti ci sono sulle strade italiane il sabato sera? Quanti morti ci sono sulle strade italiane il sabato sera? Ma non è che per questo smettete di guidare la macchina e di utilizzare le strade. Allora, io personalmente dico sempre che ho molta più paura a guidare in un'autostrada italiana che non a muovermi a Gerusalemme e nei luoghi santi. Quando fate un pellegrinaggio, chi vi accompagna sa benissimo quali sono le zone anche un po' calde e le evita, perché in nessuna delle zone calde c'è un santuario. Quindi i pellegrini dovrebbero andare nei santuari, non a curiosare altrove.
E se vanno nei santuari, ripeto, le zone dove si trovano i santuari sono zone, direi, tranquille, sicure. Se trovate chiuso un checkpoint, è chiaro, tornate indietro, ma quello è normale. Anche se trovate chiusa una strada qui, tornate indietro, non è che ci sia una gran differenza. Il discorso sulla pace è più complicato, perché il discorso sulla pace è molto, molto, molto complesso. È già complesso usare la parola pace, perché noi usiamo la parola pace. La parola pace viene dal latino e l'origine della parola pace sta nel patto, alla stessa radice di patto. Quindi l'idea latina di pace è che c'è pace quando si rispettano i patti che ci sono tra persone o tra gruppi di persone o tra popolazioni. Nelle culture semitiche, quindi come ebrei e arabi ad esempio, la parola pace è shalom in ebraico, salam in arabo, e non c'entra niente col rispetto dei patti. La parola shalom significa la pienezza del bene, al punto che nell'Antico Testamento Davide chiede a uno dei suoi ufficiali come va lo shalom della guerra, come va la pace della guerra, cioè sta andando bene la guerra, e usa la parola pace. Se voi parlate tedesco, in tedesco pace si dice Friede, e alla radice di Freude, amicizia. Quindi nella cultura tedesca la pace ha una connessione con i legami di amicizia che ci sono. Ho chiesto a un frate cinese se mi spiegava l'ideogramma cinese della parola pace, e l'ideogramma cinese della parola pace è l'ideogramma in cui c'è una casa con una moglie che mette ordine e tiene armonia. Allora, capite, già sull'uso della parola facciamo fatica. È evidente che poi, anche per la pace come la intendiamo noi, deve esserci una qualche forma di volontà delle parti, e quando non c'è una qualche forma di volontà delle parti, bisogna che ci sia qualcuno che aiuta le parti. A livello geopolitico, questo vuol dire che bisogna che ci sia una capacità diplomatica di negoziare, e che bisogna che ci sia poi una comunità internazionale che sa far pressione in modo adeguato per tener buoni due che si stanno mettendo le mani addosso. È quello che nel piccolo succede quando i bambini si mettono le mani addosso in cortile. Prima di fargli far la pace bisogna separarli. Ecco, questo non è molto facile, perché la comunità internazionale in realtà è debole e non ha strumenti. La comunità internazionale è quell'organismo che si chiama ONU, Nazioni Unite. I contendenti locali non è che hanno un grandissimo desiderio di utilizzare gli strumenti della diplomazia, preferirebbero usare gli strumenti della forza, ma ahimè gli strumenti della forza si vede a cosa conducono. Conducono al fatto che una settimana viene ammazzato uno da una parte, l'altra settimana ne vengono ammazzati 5 dall'altra, la settimana dopo ne vengono ammazzati 8 dall'altra. Cioè c'è un crescendo quando non si riesce a fermarsi. La pace non è una cosa facile. La pace ha bisogno anche di percorsi di verità e percorsi di riconciliazione. Cioè, voglio dire, se c'è una cosa difficile da ottenere a questo mondo è la pace. E non solo a questi livelli, ma anche a livelli molto più terra-terra e locali, e direi perfino familiari. Per noi cristiani poi la pace è qualcos'altro ancora, perché per noi cristiani la pace è una persona, è Gesù Cristo. San Paolo, nella lettera agli Efesini,
dice Cristo nostra pace. Dice che lui, per realizzare la pace tra, allora diceva Israele e le nazioni, ma comunque per realizzare la pace nell'umanità, dice che è andato a morire sulla croce per demolire il muro dell'inimicizia che separa le nazioni. Noi crediamo questo e crediamo che l'amore infinito col quale Gesù ha dato se stesso sulla croce sia capace di portare riconciliazione dentro l'umanità. Però sappiamo che tutto quello che Gesù ha fatto funziona come funziona il seme nella parabola del seme e del terreno. Cioè, non basta seminare la pace dentro il solco dell'umanità, bisogna che il terreno dell'umanità si apra e cominci ad accogliere questo dono che Cristo ci ha fatto morendo per noi. Quando si realizzerà la pace? Personalmente credo che la pace in senso pieno si realizzerà solo alla fine della storia, cioè quando vedremo i cieli nuovi e la terra nuova e quando quella Gerusalemme celeste di cui parla l'Apocalisse non sarà troppo in su e neanche a mezz'aria, ma sarà realmente unita con la Gerusalemme terrena. Cosa possiamo fare noi intanto? Ecco, il libro dell'Apocalisse dice che è molto importante che noi continuiamo a piangere, a pregare e a unire l'offerta della nostra vita all'offerta di Gesù Cristo. E pian piano, quando Dio vorrà, anche questo porterà a una realizzazione della pace. Su un piano umano è evidente che noi dobbiamo fare il possibile per tenere il cuore libero da ogni forma di ostilità, di partigianeria, di rancore, di inimicizia, eccetera, eccetera. Perché ogni atto, anche direi, di inimicizia nella vita quotidiana di per sé contribuisce a diffondere nel mondo una cultura che non è la cultura della riconciliazione e della pace. I percorsi storici, ripeto, sono sempre molto lunghi. Io vengo da una regione, Trentino Alto Adige, che è stata l'ultima a diventare parte dell'Italia. Siamo diventati parte dell'Italia alla fine della Prima Guerra Mondiale, nel 1918. E prima della guerra la situazione era che metà della regione era di lingua italiana e si trovava in Austria. Dopo la guerra la situazione era che metà della popolazione era di lingua tedesca e si trovava in Italia. E questo ha creato anche problemi, anche dovuti al modo con cui è stata gestita, è stato gestito il ventennio post bellico e tutto il resto. Sapete quando è stato fatto l'ultimo attentato in Trentino Alto Adige? È stato fatto alla fine di maggio del 1988. La guerra era finita nel 1918. E in Trentino Alto Adige, anche se le lingue erano diverse, eravamo perfino tutti cattolici apostolici romani. Non eravamo di religioni diverse, solo di lingue diverse, oserei dire neanche di etnie, solo di lingue diverse. Quindi provate a immaginarvi un percorso in un territorio come quello in cui mi trovo a vivere io, che ha visto nell'ultimo secolo cambiamenti molto più drastici, molto più anche per certi aspetti duri, difficili da digerire, con spostamenti di centinaia di migliaia di persone di qua, di là, eccetera, eccetera. Quindi quanto più profonde sono le ferite, tanto più è il tempo necessario per guarirle, però ci vuole anche la volontà di guarire le ferite, perché se io ho una ferita qui e faccio la crosta e continuo a togliere la crosta, la ferita continua a sanguinare. Però ripeto, questa è la dinamica umana. Noi sappiamo che in senso pieno la pace è molto più di questo.
in senso pieno per noi. La pace è quando tutta l'umanità sarà riconciliata e tutta l'umanità si riconoscerà come un'unica famiglia e, per dirla con Papa Francesco, impareremo ad essere fratelli tutti e sorelle. Sappiamo comunque che anche in Israele, anche in Palestina, ci sono persone che lavorano concretamente per la pace, no? Per l'incontro, per il dialogo, per la condivisione, per il superamento dei problemi. Non fanno chiaramente chiasso come un attentato mortale, ma giorno per giorno cercano di conoscersi, di incontrarsi, di parlarsi, di condividere il dolore, per esempio, che è dolore, il mio dolore è come il tuo dolore, no? C'è l'associazione, certo, delle madri, sapete, delle madri palestinesi e delle madri israeliane che hanno perduto un figlio per colpa degli altri, ucciso dagli altri. Hanno costituito un'associazione proprio perché il mio dolore è come il tuo dolore. Concludendo, stiamo organizzando un pellegrinaggio di 3 diocesi insieme, e già questa è una bella cosa. Si sono preiscritte più di 200 persone, vediamo se se ne iscrivono delle altre oppure prendono paura per gli attentati. E quindi già è un bel segno questo qua, di speranza. Il pellegrinaggio l'abbiamo visto in questi anni, non solo in Terra Santa, ma per esempio a Santiago di Compostela, a Lourdes, in tanti altri, a Roma, in tanti altri posti. Penso di poter dire è tornato a essere uno dei cardini della spiritualità cristiana, no? Il camminare, l'andare verso dei luoghi santi, con tutto quello che comporta. Prima lei ha accennato già allo spirito del pellegrino che si mette in cammino perché si fida di Dio. Ecco, allora vorrei chiedergli se ci aiuta a approfondire un po' questo, che senso ha ancora oggi venire pellegrini in Terra Santa, come ci dobbiamo venire, e chi non ci viene può sempre venirci con il cuore, diciamo così, essere pellegrino col cuore, e che cosa anche possiamo fare per essere vicini alla Chiesa Madre di Gerusalemme. Forse non tutti sanno che la Chiesa cattolica ha una giornata, il Venerdì Santo, intorno al Venerdì Santo, la colletta per i luoghi santi, che è un modo concreto per fare quello che dicono gli Atti degli Apostoli, quando hanno risolto il problema della circoncisione, hanno detto: ricordatevi però dei poveri di Gerusalemme. Anche San Paolo, secondo la lettera ai Corinti, organizza la colletta per i poveri di Gerusalemme. La Chiesa continua a farlo, non proprio tutti i parroci, però diciamo che quasi tutti, facciamo, non è solo una questione di dare i soldi, certo è un gesto concreto, però è una questione di rimanere attaccati a quella radice, diciamo così, quella radice santa che ci ha generati il popolo di Israele e la Chiesa di Gerusalemme. Ecco, in questo orizzonte cosa possiamo fare per essere vicini anche alla Chiesa di Gerusalemme? Prima di tutto forse il pellegrinaggio. Sì, il pellegrinaggio è molto importante, come dicevo prima, e ha a che fare con la dimensione della fede di ognuno di noi. Ma il pellegrinaggio in realtà è la metafora della vita, perché noi siamo, ce lo dice sia l'autore della lettera agli Ebrei sia San Pietro, siamo pellegrini e forestieri in questo mondo, e metterci in pellegrinaggio forse ci aiuta a ricordarci che siamo pellegrini e forestieri e che stiamo camminando verso una meta che è l'incontro con Dio, e solo in quell'incontro trova pienezza tutta la nostra vita, trovano risposta alle nostre domande e trova anche, direi, soddisfazione il desiderio più profondo che ci portiamo nel cuore. Quindi fare un pellegrinaggio, farlo sul serio, vuol dire poi impostare nel modo migliore la propria vita cristiana. Perché il pellegrinaggio in Terra Santa è particolarmente importante? Perché normalmente noi leggiamo il Vangelo, lì c'è il lezionario, leggiamo il Vangelo e il Vangelo è a due dimensioni, sono parole scritte sulla carta, possono anche suscitare qualcosa nella nostra fantasia se abbiamo abbastanza capacità di immaginazione, ma la realtà è fisica. E la Terra Santa
con la possibilità di leggere il Vangelo nei luoghi, ci riporta alla fisicità, alla concretezza, alla realtà reale del fatto che il Figlio di Dio ha scelto di diventare uno di noi, condividere tutta la nostra vita lì e morire e risorgere per noi. Allora, quando io faccio bene il pellegrinaggio in Terra Santa, mi passano tutte le fantasie che ogni tanto qualche divulgatore mette in giro, che ad esempio Gesù sia un mito inventato nel secondo secolo. Ma come un mito inventato nel secondo secolo? Abbiamo la grotta dell'Annunciazione venerata dai giudeo-cristiani già prima del secondo secolo. Abbiamo la testimonianza sulla grotta della Natività, abbiamo il Santo Sepolcro, sappiamo che per cancellare la memoria dei cristiani Adriano ci ha costruito sopra un tempio e dopo è arrivata la regina Elena a costruirci una basilica. Cioè, la Terra Santa ci riporta alla storicità del mistero dell'incarnazione e quindi ci libera la mente da tutte le stupidaggini che a volte sentiamo e troviamo anche da divulgatori eccellenti. E questo rafforza anche la nostra fede, non solo, ma siccome è concreta la proposta del Vangelo, poi il pellegrinaggio ci aiuta anche a tornare a casa con la voglia di vivere in modo concreto il Vangelo. Cioè, il pellegrino che va nei vari luoghi deve lasciarsi interpellare da quello che il luogo racconta, contemplare il mistero che quel luogo porta, ringraziare Dio per quello che lì ha fatto, ma poi deve anche dire: e adesso? E io? No, se uno va a Nazareth e a Nazareth vede la grotta e vede la piastrella, verbum caro in factum est, qui il Verbo di Dio si è fatto carne, qui il Figlio di Dio si è fatto carne, dice: ti ringrazio, va bene, ma poi come si è fatto carne? Perché una giovane che si chiamava Maria si è resa liberamente e volontariamente disponibile. E allora uno capisce il valore che ha il prendere sul serio la parola di Dio. E non può uno andare a Nazareth, dir l'Ave Maria e poi tornare a casa e non impegnarsi più per accogliere la parola. Se uno va al Getsemani, Gesù suda sangue per sintonizzarsi sulla volontà del Padre, però alla fine lo fa, e lo fa fidandosi perché sa che il Padre non può volere per lui nient'altro che il massimo bene. E allora uno ringrazia certamente Gesù Cristo per questo saper conformare la sua volontà alla volontà del Padre, ma poi dovrà pure anche chiedere a se stesso come si comporta nei momenti in cui è costoso essere fedeli al Vangelo. Se uno va sul Calvario e ha qualche dubbio sull'amore di Dio o ha qualche dubbio sul valore della propria persona, se lì pensa che il Figlio di Dio è morto per me, allora ho la massima espressione dell'amore di Dio, tant'è che San Giovanni dice che Dio è amore, il riferimento è alla morte in croce di Gesù, ma poi ho anche la massima dichiarazione del valore della mia persona, perché se il Figlio di Dio muore per me, vuol dire che la mia persona per lui ha un valore unico. E se poi vado dentro la tomba, faccio i conti con il mistero, direi, penultimo della vita, che è il mistero del morire, un mistero col quale prima o dopo
Tutti dobbiamo fare i conti. Dobbiamo fare i conti quando muore una persona alla quale vogliamo bene e dobbiamo fare i conti anche il giorno in cui vediamo che si avvicina la nostra ora di passare da questo mondo al Padre. Se io ho respirato in quella tomba vuota il profumo della risurrezione, quel profumo della risurrezione sarà quello che mi porterà a vivere in modo diverso la perdita di una persona cara, e quella luce della risurrezione sarà quella che mi porterà a vivere in modo diverso anche il passaggio finale, anche il mio. San Francesco, che aveva capito questo, quando sta per morire e i frati piangono e hanno paura di dirgli guarda che, dice: non dovete aver paura di dirmi che sto per morire. Dice: sora morte corporale, per me non sarà la fine, sarà la porta della vita. Se non c'è un passaggio pasquale, e il passaggio pasquale avviene solo attraverso la morte, se non c'è un passaggio pasquale noi non vivremo in Dio. Il buon Odifreddi, commentando la morte di Papa Benedetto XVI in una intervista sulla Repubblica, ha detto: per l'ateo come me la morte è l'uscita definitiva dalla storia, uscita definitiva dalla storia, non c'è più niente. Per Benedetto la morte è un ritorno alla casa del Padre. Allora, vedete, la prospettiva pasquale della vita o l'altra? La prospettiva pasquale è quella del pellegrinaggio, che siamo pellegrini e forestieri e che passando di lì arriviamo di là. E quindi io sono contento se i pellegrini vengono, perché fanno un'esperienza di fede, perché tanti di quelli che passano per quei luoghi poi tornano a casa e vivono in modo diverso. Non è che diventano improvvisamente santi con le visioni, ma diventa un'esperienza che dà più spessore al rapporto con Gesù Cristo, dà più spessore alla fede, dà più spessore alla lettura del Vangelo e dà anche più spessore al cammino della vita, sapendo che la vita è un pellegrinaggio. Ecco, poi è chiaro che le iniziative a sostegno della Terra Santa sono importanti per noi, e il Venerdì Santo, pur essendo importante e per noi direi anche vitale la famosa colletta, però per me il Venerdì Santo la cosa più importante è rendersi conto che Gesù Cristo ha dato se stesso in un luogo, in un momento specifico della storia, ma che quel dono che Lui ha fatto continua a raggiungermi. E quindi è importante conoscere Gesù, è importante conoscere il Vangelo. E la Terra Santa serve a questo. Far conoscere la Terra Santa non vuol dire altro, vuol dire far conoscere Gesù, far amare la Chiesa e far amare anche la vita alla fine. Beh, grazie direi, Grazie, mi ha fatto ricordare l'incontro con il suo predecessore, padre Giovanni Battistelli, che venne qui, mi pare era il 2004, no? 2002? Ecco, 2002, erano degli anni ancora più difficili, c'era stata la seconda intifada, in Terra Santa non ci andava praticamente nessuno, tutti avevano paura, e lui venne qui invitato da Marina e fece un'omelia proprio da lì, con il cuore in mano, dicendo: tornate in Terra Santa, tornate in Terra Santa. E anche io in quel momento ho sentito una specie di chiamata da dire: bisogna che faccia qualcosa per la Terra Santa. E siamo andati poi nel 2003 con Monsignor Bagnasco e veramente non c'era nessuno, eravamo in tre pullman in tutta la Terra Santa, i frati ci accoglievano come dei salvatori della patria. I santuari erano interamente per voi. Vuoti, una gioia totale per noi, per loro un po' meno. E da allora così
ho visto che, ecco, questo cammino fa veramente bene alle persone, ha fatto benissimo a me, ha fatto bene a tante persone, e quindi la ringraziamo molto per essere qua stasera e chiediamo di, se ci dà la sua benedizione. Preghiamo insieme il Padre nostro, che ci ricorda una cosa fondamentale, e poi la benedizione, e dopo naturalmente ci vediamo in Terra Santa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Vi mostri il suo volto e abbia misericordia di voi. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la pace. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie della vostra presenza numerosa, grazie a Don Marco, grazie al Vescovo Sandro e al Vescovo Giovanni e a tutti voi. Veramente venite, non abbiate paura e stasera guidate con prudenza.